Beh, partite. Beh, ti vediamo un po' più riposato, ti abbiamo visto un po' stanco, giustamente tirato, perché sono state due partite importanti, quella con l'Avellino, con la Spal. Sì, ravvicinate, quindi un po' di energie si sprecano, anzi si sprecano, vengono però bene. Adesso arriva il Frosinone, che gara ti aspetti, che avversario ti aspetti? Beh, Frosinone lo conoscete molto meglio voi, no? È la stessa squadra dell'anno scorso, è cambiato poco, praticamente poco, lo stesso gruppo che l'anno scorso ha sfiorato, insomma, la salvezza fino all'ultimo, una squadra forte, di valore. Io credo che, guidata da un allenatore, poi comunque con grande esperienza, un allenatore, un grande stratega, e credo che sarà una partita aperta, a mio avviso, e mi auguro anche una bella partita. Secondo te in questo campionato alla fine i valori verranno fuori e comunque saranno le formazioni indicate alla vigilia, quindi a bocce ferme che si giocheranno la Serie A, cioè il Verona, il Frosinone, il Carpi, oppure la sorpresa Cittadella può reggere, ad esempio? Beh, questo non lo so, devo dire, insomma, bisogna fare complimenti al Cittadella. In questo momento il Cittadella va più veloce di noi, va più veloce non solo di noi, ma di tutte le squadre. E con merito vince, ha dei numeri importanti e questo non lo so cosa succederà, non ho la sfera di cristallo, però devo dire che mi sembra un gioco, insomma, il giochino in questo momento rende, e complimenti alla Cittadella. Ma pazzo, io lo dicevo quando, insomma, nelle prime partite di campionato di Coppa Italia qualcuno diceva no, non trova il gol. Pazzo è un giocatore troppo importante per questa squadra, al di là del gol, perché il gol io credo ne farà tanti, perché nel suo DNA è un campione, non si può dimenticare, insomma, cose che conosce. L'importanza del giocatore che ha all'interno del gruppo e per il lavoro che fa in campo, per la sua predisposizione e la sua umiltà. Quindi è un riferimento veramente importante per tutto il gruppo. Ciao mister, buongiorno. Ciao. Già è complicata di per sé la settimana perché insomma 3 partite in 9 giorni sono già difficili. Già è complicato anche il Frosinone. Non so se complicano di più le cose i ricordi che legano così il Verona e il Frosinone. L'anno scorso 2 volte l'affrontato del Verona sono successe cose così che vanno a memoria entrambe le volte. Insomma, l'esonero di Mandorlini e poi praticamente la Serie B l'anno scorso. Beh, i ricordi possono essere brutti, però noi pensiamo al presente e quello che poi è il nostro futuro. In questo momento noi dobbiamo pensare a preparare questa gara, una gara evidentemente diversa da quella dell'anno scorso, valori in campo diversi, almeno per quanto riguarda la mia squadra, non per loro, perché il gruppo è lo stesso, la squadra è lo stesso, ha perso Blanchard, ma ha preso Arnautović, un giocatore di Serie A, quindi insomma non mi sembrano tante cose diverse, ma la mia squadra deve essere proiettata e concentrata solo esclusivamente sulla gara, su quello che è il Frosinone di quest'anno. Quello che è successo l'anno scorso dobbiamo accantonarlo il più possibile. Quante sicurezze in più ha regalato il fatto di aver ottenuto questa benedetta prima vittoria in trasferta, in ottica chiaramente Frosinone? Il risultato, la vittoria dà chiaramente maggiore sicurezze, maggiore autostima, ma la forza secondo me di un gruppo, di una squadra, di un allenatore, insomma di tutto l'ambiente è trovare dei rinforzi anche quando ce ne sono state delle sconfitte, quando soprattutto, perché quando ci sono delle partite e non c'è risultato pieno, però le indicazioni uno le deve saper prendere, le deve saper cogliere. In quel senso io devo dire, vero sì, abbiamo fatto una bella partita a Ferrara, abbiamo vinto. Però io non butto via le prestazioni fatte sia a Salerno che a Benevento. Mi ricollego a quanto diceva Gianluca prima, il campionato poi darà i reali valori soltanto strada facendo delle formazioni, ma è questo forse il primo scontro diretto, insomma, obiettivi alla mano del campionato? Diciamo che uno step diverso rispetto a tutte le altre, abbiamo affrontato squadre diverse e in questo senso io credo che la partita di domenica sarà,
forse una partita un po' più particolare, no? Perché? Perché la squadra, la struttura che affronteremo sarà diversa dalle altre. Resta in palio un discorso e ci sono, insomma, sempre partite con 3 punti, e quindi noi cercheremo di giocare la partita per quelle sono le nostre caratteristiche. Ripeto, una squadra forte il Frosinone, una squadra di valore, e nulla togliere alle squadre avversarie, le altre che abbiamo affrontato, però devo dire che il Frosinone, per quanto uno voglia parlare, però i valori sono quelli e sono sotto gli occhi di tutti. Lei tra l'altro la conosce bene la realtà di Frosinone, perché è passato anche di lì. Io sono passato ovunque, non mi mancava. È stata una tappa anche quella bellissima, perché a fine carriera, insomma, vicino casa, una stagione bella, un ambiente molto particolare, bello. Adesso stanno rifacendo lo stadio, giocare lì comunque c'è un clima particolare, con una società solida, un presidente che, insomma, ha fatto un grande lavoro, e devo dire che ho un bel ricordo. Ho giocato con qualcuno di loro, ho allenato Ciofani, per cui, insomma, ho dei legami anche in quella città. Scherzo, ma non è che magari le hanno già telefonato chiedendole che so strada. No. Loro chiaramente faranno quello che devono fare, faranno la loro partita. Anche la partita che ha fatto a Carpi, ha fatto una grande partita su un campo veramente molto difficile, imponendo il gioco, con delle idee di gioco, con una grande idea di gioco, quindi una squadra che verrà a giocare qui la sua partita. Prego. Allora Fabio, la prima cosa che ti voglio chiedere è questa: come ti è venuto in mente di mettere Mattia Valotti? Avevi delle sensazioni prima? È stata un'esigenza tattica? Sicuramente una sorpresa, ecco, per noi almeno. Per voi? Esatto. Anche per me. È stato bravissimo a depistarci. Io li vedo allenare tutti i giorni. Quello che ho detto Valotti la settimana scorsa era in tribuna e poi ha giocato. Valuto il gruppo, valuto i ragazzi per come si comportano, una rosa a disposizione in questo momento a pieno regime, e quindi devo valutare tutti tenendo conto della squadra, della condizione, dell'avversario. Siccome Mattia ha lavorato sempre bene, ero sicuro che mi avrebbe dato delle risposte. Al di là del gol, che insomma sono 2 giocate belle, individuali, 2 tiri da fuori, ma il contesto e l'approccio mi è piaciuto molto. Poi, siccome so che sei molto puntiglioso, Pignolo, guardi molto anche i filmati, hai catalogato gli errori difensivi? Ti faccio questa domanda non per andare sempre su questo tema, ma perché volevo capire fin dove puoi arrivare tu, fin dove sono congeniti, fin dove si può incidere, fin dove sono individuali, non so, anche per limiti tecnici. Hai un'idea di questo? No, io non credo che ci siano dei limiti, le cose si possono migliorare, ci sono delle situazioni che sono migliorabilissime. Ripeto, la fase difensiva non riguarda solo esclusivamente il reparto, perché ancora una volta il gol l'abbiamo subito quando eravamo quasi tutti sotto la linea della palla, e dobbiamo considerare che questo atteggiamento deve essere di reparto, di squadra. Commettiamo ancora degli errori, bisogna anche dire che per quello che subiamo troppi gol. Quindi voglio dire, è una percentuale troppo alta, perché 2 tiri in porta, un gol. Questo, se poi voglio analizzarli, chiaramente ci sono degli errori a monte, ci stiamo lavorando. Lavoro in corso anche in questo senso. Un reparto, ma tutta la squadra deve ragionare ancora più da squadra. Dobbiamo migliorare, perché abbiamo veramente subito poco a Ferrara, e uscirne con un gol e anche altre mischie che diventano pericolose, questo veramente mi dà fastidio. Ecco un'altra cosa: Maresca, quando è entrato, guarda che ha fatto molto bene, ma ha dato anche l'impressione di essere un giocatore con caratteristiche che non hai in questa squadra, proprio anche tecniche e tattiche. Può essere utile in questa partita col Frosinone, perché è il Frosinone, perché è un certo tipo di squadra. Ma Enzo, insomma, il giocatore in quel caso, non lo so, la sua condizione in questo momento, chiaro che già adesso ha migliorato moltissimo, già martedì è entrato in un momento
dove i ritmi gli hanno consentito di gestire la gara e anche di affondare. Quello, in quegli ultimi 20 minuti abbiamo avuto la capacità di gestire la palla gol di Guanito, che nasce proprio da un suo assist e da un suo passaggio filtrante. Questo fa parte della crescita della squadra. Quando riusciamo a gestire ed affondare, allora in questo caso Enzo ce l'ha per sua natura, perché ha esperienza, perché ha qualità, per capacità, lo può fare, non lo so se lo può fare dall'inizio, in questo momento, ma io credo ci arriverà. L'ultima cosa è una cosa personale che ti chiedo, perché mi sembra che anche negli avversari, un po' nella critica, si banalizzi un po' il Verona, in questo senso, la squadra troppo forte, ammazzerà il campionato, e secondo me non viene messo abbastanza in risalto il fatto che comunque c'è un grande lavoro, e questo è oggettivo per come gioca Verona. A te a livello personale dà un po' fastidio questa cosa? No, devo dire sinceramente non mi dà fastidio quello che si dice, io penso alla squadra, come si comporta in campo, io devo essere il loro riferimento, e quando le cose vengono fatte bene, quando c'è il risultato, questa è la cosa che mi gratifica. Devo dire, non te ne frega niente. Oh, no, non è che non me ne frega, alla fine è quello che dicevamo l'altro giorno, ma giocare bene cosa significa? Per me l'obiettivo è vincere, cioè rimane lì. Poi che uno possa parlare dell'allenatore o perché la squadra è talmente forte e vince da sola, devo dire la verità, non me ne faccio un problema. Grazie. Prego. A posto. Grazie. A voi. Ciao. 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 Ciao.